l'incontro di questa sera, in particolare al centro il rapporto 2011 che è stato dedicato alle crisi dimenticate. All'inizio di quella che sarebbe stata una nuova stagione degli sbarchi, abbiamo ritenuto doveroso non solo lanciare interventi umanitari, ma anche fotografare come l'informazione avrebbe raccontato questo fenomeno. Il nostro dovere di testimonianza l'abbiamo volutamente spinto agli estremi per far sì che quello che era accaduto non sparisse come un normale fatto di cronaca. La sfida è cercare di, come dire, da una parte continuare a fare un lavoro efficace sul campo, che già di per sé è una notizia, nel senso che, per esempio, nel caso di Medici Senza Frontiere, quando tu vedi che c'è un lavoro capillare, efficace, continuo, concreto, in emergenze tipo quella di Haiti, piuttosto che una grande emigrazione improvvisa, evidentemente questa cosa di per sé porta alla luce anche il fenomeno, anche il fatto. Quanto più, diciamo, l'organizzazione lavora in maniera aperta, trasparente, in maniera indipendente soprattutto, tanto più è in condizione di raccogliere degli elementi che possono tornare utili per fare informazioni. Il giornalista, la cosa che dovrebbe fare è, anche se va lì su spinta politica, non so, all'emergenza umanitaria a Lampedusa, cercare, insistere con la redazione perché possa continuare ad occuparsene. Quindi non è facile. Oggi come oggi ci sono degli strumenti tecnologici come i blog, come i social network. Personalmente il consiglio che do agli studenti ai quali insegno è: vi mandano una volta su questo, l'argomento vi interessa, continuate a seguirlo anche per i fatti vostri. In qualche modo prima o poi su quell'argomento tornate, anche perché l'informazione è fatta ondata e prima o poi l'ondata può essere che ritorni su quell'argomento. Dei vostri dati mi ha colpito soprattutto uno, che secondo me racconta l'Italia più di ogni altra cosa, quel 65% di tempo di parola dato ai politici contro un 14% dato ai migranti, perché di migrazioni si parlava in questo rapporto soprattutto, che denota la sostanziale, ahimè, autoreferenzialità, un grosso limite della nostra informazione, e a questo si lega poi la marginalità, la perifericità del racconto giornalistico di certe crisi. Spesso mi confronto con colleghi che hanno un pubblico completamente diverso dal mio. Io ho un pubblico di ragazzi che sono quasi sempre quelli più distanti dai problemi seri. Io devo comunicare con loro, non posso fermarmi al fatto che loro non mi vogliono sentire, e quindi faccio uno sforzo, se vuoi in qualche momento, senza mai dire una bugia, senza mai esagerare, senza mai dare un'informazione sbagliata, perché con i ragazzi a maggior ragione, se sbagli una volta non ti credono più. Andando avanti, allora l'ONG secondo me deve fare un tipo di operazione di questo tipo, cioè da un lato devi continuare a pensare che hai un pubblico preparatissimo, e con quello forse non dico che è inutile comunicare, ma l'unica comunicazione possibile è il tuo operato. Dall'altro c'è invece il non esperto, allora lì bisogna forse scendere su un linguaggio, non contenuti, linguaggi, che possano far presa su quel tipo di pubblico. Inoltre, per noi la testimonianza non è fine a se stessa, ma è un altro strumento per poter aiutare ancora di più le popolazioni in pericolo, specialmente dove ci è negato l'accesso a queste popolazioni.